t'as regardé. Perché sono marxista? Non è una domanda che rivolgo a me stessa in questo momento. È il titolo del nostro ultimo lavoro. È un lavoro particolare sui canti sociali e di protesta degli anni 70, anni in cui noi non potevamo ancora eseguirli, non avevamo ancora l'età. Il lavoro contiene infatti testi di Rocco Scodellaro, di Enzo Del Re, di Ivan Della Mea, e contiene anche notissimi canti politici e sociali di protesta di quegli anni. Si tratta di un collage di diversi lavori pensati per il teatro e realizzati dal meridionalista Fabio Perinei, nostro carissimo amico. Fabio a sua volta prendeva anche canti di tradizione, canti della tradizione popolare in dialetto, e ne in qualche modo riformulava, ripensava i testi, cercando di adattarli a quei contesti e cercando di esprimere dei contenuti forti di protesta e tutta una serie di temi assai cari al movimento operaio di quegli anni. Fabio in quella circostanza appunto utilizzava anche il dialetto altamurano. Fabio inoltre ha anche pensato dei testi che poi noi in questo lavoro abbiamo musicato. Carte abbaglianti e pozzanghere neri hanno piccato la luna sui nostri muscoli. In realtà non si tratta di un lavoro nostalgico. Non vogliamo in nessun modo esprimere nostalgia, anche se in realtà nella veste grafica, la veste grafica di questo lavoro rispecchia in modo particolare lo stile editoriale tipico di quel periodo storico, in particolare quello stile editoriale è presente nel libro che accompagna il CD. Il lavoro si compone di parti cantate e di parti recitate, quindi vi sono delle voci fuori campo, alla maniera dello spettacolo del Nuovo Canzoniere Italiano. Ti ricordi, Silvio, quando si usava presentarsi sul palco indossando il Dolce Vita nero? E in particolare in questo lavoro vi sono le voci di Rocco Capri Curullo, regista e attore del gruppo Terre, e vi è anche la voce di Saverio Indrio, doppiatore di diversi programmi della RAI e di programmi di Alberto Angela. Vi sono anche altri contributi, ovviamente, anche da parte di amici di Fabio. I musicisti poi sono i musicisti di sempre: Silvio Teot, Luigi Bolognese, Filippo Giordano, Nanni Teot, Michele Bolognese, Pino Colonna e vi è anche Leo Zagariello, che suona il basso ma ha anche curato i suoni del lavoro perché sono marxista. Vabbè, comunque, sì, sono leggermente avanti. Allora, facciamo il caso, lo facciamo prima nel solo, che succede? Quello che hai registrato mo? Ci tengo a ribadire che non si tratta di un'operazione nostalgica e né tantomeno di una scelta ideologica, anche se in quegli anni quella scelta ideologica ci apparteneva profondamente.